Nelle precedenti due lezioni abbiamo preso in considerazione le velocità radiali relative delle stelle rispetto al local standard of rest o al Sole che dir si voglia e ai moti propri relativi appunto di queste medesime stelle. Però le stelle che avevamo preso in considerazione erano tutte stelle che giacevano esattamente sul piano galattico. Ma noi sappiamo che la nostra galassia è costituita essenzialmente da un disco appiattito entro il quale ci sono appunto miliardi di stelle, ma tutte queste stelle non necessariamente appartengono al piano galattico, ma molte di queste sono elevate rispetto a tale piano. Per cui in questa lezione vedremo appunto di determinare delle formule più generali che ci facciano capire come si possono calcolare le velocità radiali relative, i moti propri relativi di queste stelle che si trovano al di fuori del piano galattico. Allora, per fare questo discorso dobbiamo aiutarci con due figure, quella che vedete qui, che sarebbe la visione che si avrebbe se noi osservassimo la nostra galassia dall'alto, e quest'altra figura in cui noi osserviamo la galassia di taglio. Allora, se noi osservando la galassia dall'alto indichiamo con LSR il local standard of rest, quindi la nostra posizione, e con S la posizione di una stella generica, diciamo all'interno dell'orbita del local standard of rest, ebbene questa stella S, proprio per questioni di geometria proiettiva, mostrerà una distanza di primo che sarà inferiore a quella reale della stella rispetto a noi, perché questa, come abbiamo detto, è la proiezione della stella S sul piano galattico. Analogamente noi noteremo, stando sul local standard of rest, una proiezione della velocità radiale relativa sul piano galattico, che è indicata in questo caso con il vettore VR'. Perpendicolarmente a questa questo vettore, quindi perpendicolarmente alla linea di vista, noi avremo la velocità trasversale che risulta parallela poi al piano della nostra galassia. La stessa situazione la possiamo vedere qui, in cui si ha la diversa prospettiva proprio perché l'local standard of rest e la stella sono viste praticamente di taglio. Quindi con questa linea noi abbiamo indicato il piano galattico, in cui qua per semplicità poniamo il local standard of rest proprio sul piano galattico, mentre con la lettera S indichiamo la stella che abbiamo visto qui nella prima figura, che come vedete è elevata rispetto al piano galattico di una certa quantità angolare, che è identificata da questo angolo B, che sarebbe appunto la latitudine galattica. La distanza vera della stella dal local standard of rest viene indicata con D, e ovviamente la sua proiezione, come abbiamo visto nella prima figura, sarà la distanza HLSR, che viene indicata con la lettera D'. Qui inoltre avevo dimenticato di dire che questa stella ha vista dall'alto una longitudine galattica L, che qui in questa figura ovviamente non si riesce a vedere. Allora, la V' di R portata in questa figura rappresenta questo vettore che corre praticamente parallelo al piano galattico, mentre abbiamo un'altra componente che viene ricavata dal vettore VR e che risulta perpendicolare alla linea di vista local standard of rest, che viene chiamato con il vettore V di B. E questo vettore è un vettore che appartiene a un piano che è esattamente perpendicolare al piano galattico ed è perpendicolare anche alla linea di vista. Quindi se noi scomponiamo il vettore di primo R, che sarebbe quello che noi osserviamo dall'alto della nostra galassia, ecco che noi otterremo due componenti, che sarà la V di R, cioè la velocità effettiva radiale relativa rispetto a noi, secondo la linea di vista, mentre la componente V di B sarà una componente trasversale che è, diciamo, appartenente al piano perpendicolare al piano galattico,
ma che si trova in maniera perpendicolare alla direzione di vista. Da non confondere il BDB con il BDT, perché il BDT sarebbe il vettore che risulterebbe parallelo al piano galattico e che in questo caso sarebbe indirizzato in questa maniera, cioè che verrebbe fuori dalla lavagna in maniera perpendicolare verso di noi. Quindi qui abbiamo adesso disegnato tutti gli elementi che ci permettono di effettuare le nostre modellizzazioni. Allora, partiamo subito dalla V' di R. La V' di R, che sarebbe appunto questo vettore più grande che si vede in questa figura, o anche questo vettore, è dato dalla formulazione di Hort, che se vi ricordate è uguale alla costante A per D', in questo caso, per il seno di 2L. Quindi abbiamo riportato la formulazione di Hort pari pari, però riferito a questa situazione in cui la stella è elevata rispetto al piano galattico. Ma la BDR, che sarebbe appunto questa componente che è lungo la direzione di vista local standard ovra stella, è data nient'altro che dalla semplice relazione trigonometrica, cioè VR' per il coseno di B della latitudine galattica, perché se questa è la latitudine galattica B, anche questo sarà lo stesso angolo, visto che la V' di R è parallela al piano galattico. Ma la D' invece si può rappresentare come la distanza vera D per il coseno della latitudine galattica B. Quindi se noi andiamo a sostituire la prima relazione e la terza relazione nella seconda relazione, che dice che VDR è uguale a VD'R per coseno di B, ecco che noi possiamo scrivere questa relazione. Quindi il VDR' sarà A per D' seno di 2L, ma il D' abbiamo detto che è D per cos B. Allora viene fuori che la VDR è uguale a A per D per cos 4B per seno di 2L. Mentre per quanto riguarda invece la velocità trasversale, cioè quella parallela al piano galattico, le cose non cambiano sostanzialmente dal caso in cui la stella fosse sul piano galattico. E qui, ricordando la seconda formulazione di Hort che dà le velocità trasversali in chilometri al secondo, ecco che la formula si scrive nella seguente maniera, cioè A per coseno di 2L più B per la distanza D in kiloparsec. Chiaramente il motoproprio, come avevamo visto precedentemente, è data dalla velocità trasversale in chilometri al secondo diviso 4,74 per 1000 per D. Quindi se noi andiamo a sostituire questa quantità a numeratore, la dividiamo per questa quantità, vediamo che il D e il D spariscono, quindi in definitiva il moto proprio trasversale risulta uguale ad A per coseno di 2L più B diviso 4,74 per 1000, e quello che si ottiene è un moto proprio espresso in secondi d'arco all'anno. Mentre se andiamo a prendere in considerazione la V di B, che sarebbe la componente diciamo perpendicolare alla linea di vista e appartenente al piano perpendicolare al piano galattico, vediamo che anche qui valgono le semplici relazioni trigonometriche, cioè la V di B è uguale in questo caso a meno, visto che il vettore è diretto verso il basso, meno V di R per la tangente della latitudine galattica. Quindi andando a sostituire il valore di VDR che abbiamo ottenuto precedentemente, vediamo che la VDB diventa meno A per D cos 4B seno di 2L, che è appunto questa quantità, ancora per la tangente di B. Ma la tangente di B sappiamo che si può scrivere come seno di B su coseno di B, quindi semplificando un po' questa equazione noi otteniamo in definitiva che la VDB è uguale a meno A per D per seno di B, coseno di B, per seno di 2L. Ma questo prodotto, sen B cos B, è sempre per la trigonometria piana, si può scrivere anche come un mezzo per seno di 2B. Quindi la B di B in definitiva diventa meno un mezzo A per D in kiloparsec, per seno di 2B, seno di 2L.
il quale a sua volta è uguale a 4,74 per il moto proprio in secondi d'arco all'anno, ovviamente riferito a questo vettore VDB, per 1000 per la distanza in kiloparsec. Quindi enucleando il moto proprio da questa relazione otteniamo che il moto proprio in secondi d'arco all'anno è dato da meno A per seno di 2B seno di 2L diviso 2 per 4,74 per 1000. Chiaramente il moto proprio complessivo che noi osserviamo stando sul local standard or rest sarà dato dalla somma delle componente trasversale parallela al piano galattico e alla componente trasversale ma perpendicolare al piano galattico. Quindi bisogna fare praticamente la somma vettoriale dei moti propri sia trasversali ma parallele al piano galattico, sia trasversali ma perpendicolari al piano galattico. E questo è dato semplicemente da questa formula, cioè che il moto proprio totale e trasversale che noi osserviamo sarà dato dalla radice quadrata di mu b al quadrato più mu t al quadrato. Ecco, in questa maniera noi abbiamo rappresentato anche le velocità radiali e trasversali delle stelle che stanno, diciamo, sopra o sotto il piano galattico, elevati quindi di una certa quantità che dipende appunto dalla latitudine galattica B. Infatti, ad esempio, se noi andiamo a sostituire al valore di B il valore 0, che vorrebbe dire che ci riportiamo nel caso di una stella che sta esattamente sul piano galattico, noi vediamo che il cos quadro di 0 gradi vale 1 e quindi questa formula diventa A per D per il seno di 2L, cioè corrisponde praticamente alla formula che avevamo visto inizialmente, la prima formula di Oort, che ci permette di avere le velocità radiali relative delle stelle rispetto a noi, però riferite alle stelle che stanno sul piano galattico. Questa in realtà è la formula più generale, che prende in considerazione stelle che non appartengono al piano galattico. Ecco, volevo ancora in questa lezione fare capire la ragione per cui le velocità radiali relative non si annullano esattamente per valori di longitudine galattica uguale a 90 gradi. Ecco, si era visto che facendo delle modellizzazioni con velocità costanti, però in maniera rigorosa, veniva fuori un grafico di questo genere che vi faccio rivedere, in cui a seconda della distanza delle stelle che si prendeva si ottenevano tanti tipi di sinusoidi che partivano da sinusoidi più o meno perfette quando le distanze in gioco erano piccole e diventavano delle sinusoidi distorte man mano che le distanze di queste stelle rispetto a noi aumentavano. Infatti, come potete vedere da questo grafico in cui è rappresentata la formulazione geometrica rigorosa e in più si è assunto anche che le velocità tangenziali delle stelle fossero costanti, quindi uguali e quindi indipendenti dalla distanza delle stelle dal centro galattico, ecco che si è ottenuto un grafico di questo genere che realizzato per diverse distanze delle stelle, quindi vediamo che si va dagli 0,5 fino ai 20 kiloparsec e si ottengono una serie di curve che sono molto simili a delle doppie sinusoidi per stelle che si trovano a distanze molto piccole rispetto a noi, quindi a 0,5 o a 1 kiloparsec, e effettivamente queste curve assomigliano molto a delle doppie sinusoidi che intersecano l'asse delle velocità radiali relative proprio intorno ai 90 gradi. Mentre vediamo che se le distanze delle stelle da noi aumentano, queste doppie sinusoidi cominciano a distorcersi, nel senso che
assumono questo aspetto che poi, sommato con tutte le distanze possibili e immaginabili delle stelle da noi, danno una specie di grafico a forma di farfalla, come avevamo già visto nelle lezioni precedenti. Ecco, per capire esattamente perché le velocità radiali relative si annullano non sempre sui 90 gradi, ma tendono a spostarsi sistematicamente verso le longitudini via via più basse, dobbiamo fare questo ragionamento. Perché, come abbiamo visto ad esempio con la formulazione di Oort, che potete vedere in quest'altra figura, noi vediamo che le sinusoidi sono perfette e quindi il grafico, indipendentemente dalla distanza che si è presa in questo caso, quindi nel caso a 0,5 kiloparsec a 1 kiloparsec di distanza, ebbene questi due grafici si intersecano proprio sulle velocità radiali relative a 0 km al secondo, esattamente con longitudini galattiche uguali a 90 gradi. Il fatto che ci sia una perfetta simmetria di queste curve rispetto ai 90 gradi è semplicemente dovuta alle condizioni con cui sono state realizzate queste formule, perché la formulazione di Oort prevede innanzitutto che le stelle orbitino su orbite circolari, che abbiano delle velocità tangenziali costanti e soprattutto queste formule sono valide nel caso in cui le distanze delle stelle sono veramente minime, per cui in questo caso abbiamo una situazione di questo genere, cioè se questo è il local standard of rest e questa è la stella, noi immaginiamo che quando la stella si trova a 90 gradi avrà la stessa velocità e la stessa direzione del local standard of rest, quindi non ci saranno componenti trasversali, ma al tempo stesso non ci sono neanche componenti radiali, perché questa V0 è allineata con quest'altra V0 e quindi la differenza tra queste due velocità delta V risulta uguale a zero. E anche qui diciamo che la longitudine della stella S in questo caso vale 90 gradi, ma più o meno anche in questo caso vale 90 gradi. Quindi con questa approssimazione possiamo dire che LDL uguale a LDS e di conseguenza possiamo ammettere che questo angolo sia esattamente di 90 gradi. Nel caso invece delle velocità radiali relative ottenute in maniera rigorosa, noi possiamo capire il perché si ha lo spostamento delle velocità nulle verso longitudini galattiche che decrescono dai 90 gradi verso lo zero, facendo questo ragionamento. Allora, se noi prendiamo in considerazione questa figura in cui abbiamo il nostro local standard of rest che si trova nella distanza R0 dal centro galattico e poi prendiamo un'altra stella che sta esattamente sulla stessa orbita del local standard of rest, ma che si trova ad una distanza d dal local standard of rest, ecco che noi abbiamo configurato questa situazione. Cioè, in questo caso il local standard of rest avrà una velocità tangenziale V0, ma chiaramente anche la stella S, stando esattamente sulla stessa orbita del local standard of rest, avrà una velocità tangenziale anch'essa uguale a V0. Però quello che noi dobbiamo osservare stando sul local standard of rest e guardando la stella S è la velocità radiale relativa secondo la linea di vista local standard of rest stella. E quindi noi dobbiamo valutare quanto sono queste velocità proiettate sulla linea di vista sia della stella che quella del local standard of rest. E quindi dobbiamo valutare questi angoli che si formano per avere proprio la proiezione delle V0 sulla linea di vista. Allora, in questo caso questo angolo qui lo chiamiamo con la lettera alfa, ma se noi andiamo a guardare questo disegno si vede che se questa è la longitudine galattica
della stella S visto dal local standard ovest, questo angolo alfa sarà uguale a 90 gradi meno L, proprio perché è disposto in maniera perpendicolare. E di conseguenza, se noi vogliamo calcolarci il valore di questo vettore, che è la proiezione della velocità tangenziale del local standard ovest sulla linea di vista local standard ovest stella, dobbiamo fare nient'altro che 0 per il coseno di alfa, dove alfa abbiamo detto è 90 meno L. Invece, se vogliamo calcolare la stessa proiezione secondo la linea di vista della V0 e quindi determinare il valore di questa VSR, noi dobbiamo fare V0 per il coseno di beta. Ma beta che cos'è? E nient'altro che 180 gradi, cioè tutto questo angolo che comprende la linea di vista, meno 90 gradi, che sarebbe questo angolo formato tra la stella, il centro galattico e il vettore V0, più L. Quindi 180 meno 90 più L, ottengo un valore di beta uguale a 90 meno L, che guarda caso è proprio uguale al valore di alfa. Quindi, in buona sostanza, alfa è uguale a beta. Per cui, cosa vuol dire? Che se alfa è uguale a beta, anche VLR sarà uguale a VSR, quindi perché qui abbiamo il cos alfa e il cos beta che sono uguali, quindi sono uguali tra di loro. Per cui, se noi facciamo la differenza di queste componenti, la VSR meno la VLR, noi in questo caso specifico otteniamo il valore 0. Però questo valore 0 lo si può mettere in funzione sia della distanza della stella che della longitudine galattica, perché se andiamo a considerare questa figura in cui noi vediamo che la distanza local standard ovest centro galattico vale R0 e questo angolo è L, se noi creiamo questo triangolo isoscele che considera la stella, il centro galattico e il local standard ovest e ne tracciamo la bisettrice, o meglio l'altezza di questo triangolo isoscele, noi vediamo che esiste una relazione molto semplice che ci dice che R0 per il coseno di L è uguale a di mezzi, perché questa distanza è esattamente la metà della distanza local standard ovest stella. Quindi, ricavando il coseno di L da questa relazione, otteniamo che il coseno di L è uguale a D fratto 2R0. Quindi, se noi diamo diversi valori di D mantenendo fisso l'R0, noi possiamo determinare il valore di L corrispondente per un delta V uguale a 0. Quindi diciamo tutte le distanze delle stelle che stanno esattamente sulla stessa orbita del local standard ovest. Ebbene, si vede che soltanto per stelle molto vicine a noi, e quindi prossime a 0 kiloparsec, abbiamo che il delta V, quindi la velocità radiale relativa, è nulla se la longitudine galattica è esattamente uguale a 90 gradi. Però questo valore tende a decrescere e si arriva agli 85 più o meno gradi, e quindi avere un delta V uguale a 0 se la distanza della stella è a 1 kiloparsec, mentre si arriva a 82 più o meno gradi di longitudine galattica con un delta V uguale a 0 per 2 kiloparsec, e più o meno a un'ottantina di gradi di longitudine galattica con delta V uguale a 0 per 3 kiloparsec. Ecco, questa situazione è perfettamente rispecchiata nel grafico che vi faccio vedere, in cui abbiamo la formulazione geometrica rigorosa con le velocità tangenziali costanti. Ecco, qui si vede chiaramente che man mano che le distanze delle stelle aumentino rispetto a noi, si ha un progressivo spostamento della sinusoide e anche una distorsione che determina una intersezione di queste curve sull'asse
delle ascisse con velocità radiale relativa nulla che tendono ad andare dai 90 gradi verso gli 0 gradi di longitudine gradica. Ecco, qui in buona sostanza con questo semplice espediente abbiamo capito il perché queste curve vengono così spostate verso le longitudini galattiche prossime allo zero e vengono distorte notevolmente. Dipende proprio dal fatto che in questo caso si è considerata la curvatura delle orbite delle stelle, e mentre in questo caso invece si immaginava che le stelle vicino a noi proseguissero in maniera, diciamo, perfettamente perpendicolare alla direzione local standard of rest, cioè centro galattico. Ecco, proprio con queste approssimazioni si vede la differenza tra la formulazione di Oort e quella rigorosa. In questo caso abbiamo preso in considerazione anche la curvatura delle orbite, mentre in questo caso invece non l'abbiamo preso in considerazione. Un discorso analogo lo possiamo fare anche per i moti propri delle stelle intorno alla galassia, perché come è possibile vedere da questo grafico che avete già visto più volte, il moto proprio rigoroso con velocità costanti mostra delle curve caratteristiche, a sinusoide ovviamente, che hanno dei picchi massimi negativi che tendono a spostarsi verso la parte destra del grafico, verso quindi le longitudini galattiche prossime allo zero. Infatti, se guardiamo con attenzione questo grafico, vediamo che a 0,5 kiloparsec e a 1 kiloparsec di distanza più o meno le curve sono uguali, quindi presentano un picco massimo negativo che raggiunge praticamente i 90 gradi di longitudine galattica, mentre questo picco negativo tende a spostarsi lentamente verso la parte destra del grafico, quindi verso le longitudini galattiche prossime allo zero, se le distanze delle stelle aumentano dai 3 ai 5, ai 7 e agli 8 kiloparsec. Infatti, verso gli 8 kiloparsec abbiamo il picco negativo che dimensionalmente è ancora più grande di quello che è stato verificato a 0,5 e a 1 kiloparsec. Però il picco negativo, invece di capitare intorno ai 90 gradi di longitudine galattica, capita intorno ai 30 gradi di longitudine galattica. Quindi, come vedete, c'è un aumento costante della ampiezza del moto proprio negativo, ma al tempo stesso si ha anche uno spostamento del picco negativo verso le longitudini galattiche decrescenti che vanno verso, diciamo, lo zero. Il grafico invece ottenuto sempre con i moti propri, ma riferendoci alla formulazione di Oort, ci fa vedere un grafico unico. Praticamente con questa formulazione i moti propri risultano praticamente indipendenti dalla distanza delle stelle e di conseguenza si verifica soltanto un unico picco massimo negativo che questa volta, proprio per le approssimazioni che abbiamo visto anche nel caso delle velocità radiali, si manifesta anche nei moti propri. In questo caso il picco negativo si attesta perfettamente sui 90 gradi di longitudine galattica. Ecco, con questi grafici abbiamo potuto capire che con un metodo geometrico rigoroso di valutazione delle velocità radiali e dei moti propri si vede che l'effetto di curvatura dell'orbita gioca un ruolo essenziale, cosa che nella formulazione di Oort era stata volutamente trascurata, proprio perché la formulazione di Oort prende in considerazione soltanto stelle che si trovano nelle immediate vicinanze del local standard of rest. Bene, con la prossima lezione invece vedremo di calcolarci analiticamente i vari elementi che caratterizzano la cinematica della nostra galassia, quindi si vedrà di instaurare un sistema di equazioni che ci permettono di determinare non solo i moti propri relativi
delle stelle rispetto a noi e le velocità radiali relative, ma anche determinare l'entità del moto del nostro Sole verso l'apice solare, e di conseguenza vedremo che con un set di equazioni protratte su diverse stelle è possibile mettere in evidenza tramite il metodo dei minimi quadrati i parametri appunto che caratterizzano le stelle della nostra galassia. Quindi arrivederci alla prossima lezione.